Avvocato Alfano, buonasera. Le conseguenze penali della mancata manutenzione stradale. Allora, da ultimo c'è stata, negli ultimi tempi abbiamo assistito a una notevole escalation di sinistri stradali, soprattutto causati e dettati dalla cattiva e dalla mala manutenzione delle nostre strade, ahimè. Molti sono stati rimedi che sono stati adottati anche da grossissime città, quali quelle di Milano, di Roma, le quali hanno adottato addirittura un nucleo operativo anti-buche, anti-insidie stradali, anche attraverso rilievi fotografici, inviandoli tramite gli strumenti informatici in via diretta alla PEC. Da ultimo c'è stato anche un protocollo d'intesa per evitare le frodi, tra le varie polizie municipali dei vari comuni e l'ASL ogni qualvolta avviene un incidente in tempo reale, diretto, immediato. Il nosocomio è a contezza dell'incidente per evitare la truffa e subito, immediatamente, avvertire e informare le forze dell'ordine, in particolar modo la Polizia Municipale, con questo protocollo d'intesa che giunge subito, immediatamente, ad effettuare il sopralluogo e ovviamente anche e soprattutto ad esperire tutti quelli che sono i rimedi per una normale, buona e comune manutenzione stradale. Vi dicevo che purtroppo stiamo assistendo a questa notevole escalation. Da ultimo c'è un precedente giurisprudenziale che credo, a mio malgrado avviso, farà strada nel successo di quelli che sono oramai diventati una grossa manna per i bilanci comunali. Innanzitutto, anche varie procure, non soltanto quella nostrana torrese, anche in materia di sinistri stradali, hanno aperto inchieste per verificare anche le reali responsabilità di coloro che sono deputati alla manutenzione stradale, in particolar modo ai dirigenti e ai funzionari degli uffici tecnici di tutti gli enti locali, reputando che anche gli stessi dovrebbero, qualora ci siano gli elementi, essere considerati responsabili delle conseguenze dannose penali dei sinistri stradali. In particolar modo abbiamo assistito e anche udito e visto e informato attraverso i nostri mass media che molte procure si sono attivate e hanno iscritto nel registro degli indagati addirittura anche i funzionari tecnici degli uffici tecnici degli enti locali a seguito di sinistri provocati ove vi erano stati feriti e quindi conseguenze dannose, addirittura iscritti nel registro generale degli indagati per lesioni colpose. È chiaro che questo precedente deve dare un monito a tutti gli amministratori pubblici, a coloro che sono responsabili della manutenzione delle nostre strade, affinché prevedano e provvedano ad horas a una migliore manutenzione, ovviamente monitorando le strade, ovviamente asfaltandole, ovviamente adottando tutte le cautele necessarie per fare in modo che il transito veicolare di noi cittadini abbia la maggiore e massima sicurezza possibile, perché non possiamo assistere a strade gruviere dove ogni giorno assistiamo a vittime innocenti di sinistri stradali. Ed ecco perché questo precedente deve allarmarci e soprattutto deve farci capire le reali responsabilità anche di coloro che sono deputati alla manutenzione delle strade, uffici, dirigenti, funzionari della pubblica amministrazione, deputati alla manutenzione delle strade, devono essere più accorti. Quindi un invito a una maggiore prudenza, a una maggiore cautela, a una maggiore vigilanza, ma soprattutto a una continua manutenzione delle nostre strade per evitare incidenti nefasti di cui le conseguenze, come vediamo, sono sotto gli occhi di tutti, quindi penalmente gravose, ma soprattutto anche fare in modo che le strade abbiano un percorso lineare per evitare sinistri, soprattutto a danno di veicoli, di motoveicoli e quant'altro, anche perché questo significa garantire la sicurezza stradale, quindi anche informare l'opinione pubblica, sensibilizzare, dare campagne e dare un luogo a campagne di sensibilizzazione partendo dalle scuole, dalle parrocchie, ma soprattutto invitare la pubblica amministrazione allo Stato a una maggiore cautela, prudenza e una continua manutenzione delle nostre strade. Eviteremo molti morti. Grazie, avvocato. Grazie anche a voi.